tutti e benvenuti alla quarta puntata della rubrica Ospite al Buio. Oggi abbiamo un ospite ricca di dolcezza e fantasia, come le sue realizzazioni di alta pasticceria. Da lei di finanza, grazie alla sua partecipazione al programma televisivo Bake Off Italy 2020, è passata a Lady Cake Design, arrivando in finalissima ad un passo dalla vittoria. Ecco a voi Monia De Carolis. Ciao Monia! Ciao! Benvenuta! Benvenuta! Che bello rivederti, che bello rivederti. Anche per me, mi fa veramente tanto piacere, tanto tanto. Anche a me tantissimo. Allora, innanzitutto come stai? Come va? Va bene, diciamo che sono ritornata alla mia routine di tutti i giorni. Esatto. Continuo a fare dolci. Oh, quello che ci piace, insomma. Esatto, non ci manca questa cosa, non ci manca, non la facciamo mancare. Bene, allora io inizierei proprio a raccontarci un po' di te per tutte quelle persone che magari, non tutti, magari hanno visto il programma Bake Off Italy, ricordiamo 2020, quindi edizione, ottava edizione, e sei arrivata al secondo posto, quindi davvero a un passo dalla vittoria, ti mancava davvero pochissimo, eppure tutti ti amavano, avevi un sacco di persone che ti seguivano e che pensavano che fossi proprio tu la vincitrice del programma. Ecco, io inizierei subito col descriverti, nel senso, tu sei, eri direttrice di banca, quindi è stato un attimo passare da direttrice di banca a Bake Off Italy. Ecco, quindi raccontaci un po' come è avvenuta proprio la tua partecipazione al programma, giusto per capire come è iniziato il tutto. Ma in realtà è iniziata in maniera molto inconsapevole, perché la domanda di partecipazione ai casting è stata fatta da mia nipote. Oh, che carina. Ha fatto bene. Quindi, mi sono ritrovata a ricevere una telefonata. Lei questa domanda l'ha fatta il 24 dicembre, quando io avevo portato un dolce a casa di mia suocera per festeggiare tutti insieme la vigilia di Natale, e lei nel frattempo, zitta zitta, in un angolo, mi stava facendo la domanda a Bake Off. E il 7 gennaio mi è arrivata questa telefonata dalla redazione, che io non mi aspettavo, mi ha colto del tutto impreparata. Poi parlando con mio marito, sono stata convocata a Milano, poi parlando con mio marito mi ha detto insomma di provarci. E tra il provarci e l'andare bene il provino e essere chiamata è stato un attimo. Appunto. Un attimo, esatto. È proprio così. Da Lady Finanza a Lady Cake Design è un attimo. Un attimo. Ecco, ovviamente congratuliamoci con tua nipote che ha fatto davvero un gesto eroico, ecco. Eroico, eroico. È vero. Allora, ma come è iniziata proprio questa tua passione verso i dolci, verso la pasticceria? Come è iniziata e quando è iniziata? Ma in realtà è iniziata che ero molto piccola, avevo forse 3-4 anni, e con mia nonna, perché mia madre lavorava, mi lasciava da mia nonna, e con mia nonna facevo dei dolcini, perché non c'erano i cellulari, non c'erano i computer, sì. Quindi cosa fai fare a una bimba di 4 anni, 40 anni fa? La metti su un tavolo ad ammassare un po' di farina, un po' di zucchero, e quindi ho iniziato da lì ad avere questa passione. Mi fu regalato il mio primo dolce forno, non so se tu sai. Oddio, sì, lo so, era meraviglioso, era meraviglioso, bellissimo. Non uscivano i dolci, nemmeno se, non lo so. No, certo. Uscivano delle frittate, però io ero contentissima e penso sia partita tutta lì la passione, quindi ero veramente molto piccola. Che bello. Molto e piccola. Ti ricordi anche il primo dolce che hai fatto? Il primo dolce proprio. Probabilmente una piccola crostatina col dolce forno, se proprio lo vuoi sapere. Ah, ecco, davvero. Sì, sì, guarda, ne sono quasi convinta che sia stato quello il primo dolce. Ma poi ovviamente, insomma, stando appresso a nonna, certo. Sì, ho imparato a fare tante altre cose. Però lei aveva un'unità di misura molto particolare, Gilda. Non usava la bilancia. Usava una unità di misura che ad Ascoli si chiama nucco. Tu dici che significa un po'. Ad occhio, ad occhio. Lo so, così fanno tutte. Tutto ad occhio. È vero, è vero. Però ti dirò, pesavo con la bilancia, un giorno andai lì a cercare di capire le quantità,
Lei spaccava il grammo, Gita. Spaccava il grammo, te lo No, giuro. sono mitiche davvero le nonne. Salutiamo tutte le nonne di Tutte le tutta nonne. Italia. Di tutta Italia, sono veramente straordinarie. Ecco, grandi esempi di vita, davvero. Sì. E allora so appunto che parlando del programma, nel programma ci sono stati anche dei giudici alla quale sei piaciuta da subito. Sì, 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 Quindi sì, sì. ecco, ma qual è quel giudice alla quale magari sei un po' più legata e hai un ricordo più d'affetto verso quel giudice? Ci sarà sicuramente uno. Allora, guarda, l'affetto io lo avevo nei confronti sia di Clelia D'Onofrio, che tra l'altro è ascolana, e l'ho scoperto in Ah, ecco. trasmissione, quindi è ascolana come me. Ed è una donna molto, molto intelligente, gradevole. Dolce anche nel giudizio negativo, quindi era sempre molto gentile e garbata, mi è piaciuta tantissimo. Ma anche Xaba, anche lei, un giudice molto obiettivo, e era, diciamo, non era sgarbata quando ti doveva dire che qualcosa non andava, e questo io l'ho apprezzato sempre molto. Sì. Quindi diciamo loro due. Poi tra i più obiettivi sicuramente c'era Damiano, l'ho ritenuto un giudice molto molto obiettivo, perché tutte le critiche. Damiano, Ma per me è un ragazzino, Monia. Ginita. No, no, Beh, per me è un ragazzino. comunque molto apprezzato dal pubblico femminile, Sì, Damiano. parecchio. Adesso si è fidanzato, quindi. Ah, tanti auguri, Damiano. Non ho fatto gossip, cioè, non la No, pubblico già, mai. si sapeva, già si Si sapeva. sapeva, si sapeva. E invece a quale giudice sei più riconoscente? Ma ti dirò. A me piace tantissimo la pasticceria di Knam, mi piace molto. E da lui ho imparato, tramite le tecniche, diverse forme di stratificazione, diverse forme di farcitura che mi hanno entusiasmato e che sto utilizzando ancora adesso. Ma anche Damiano, ti dirò, Comunque aveva qualcosa ti è delle. rimasto, ecco. Sì, dalle tecniche riesce ad apprendere tantissimo. E cerchi di cogliere ovviamente il meglio e quello che ti si avvicina di più come pasticceria. Lo sono riportato a casa, insomma, ho Certo. imparato parecchio da queste cose. E invece chi era quello più esigente, quello che pretendeva sempre il massimo da voi? Secondo te? Chi Ma era non so, un nome a Knam? caso. Ecco, Chi era Knam? sì, lui si vedeva che era Sì. abbastanza Abbastanza bello tosto, esigente, ma sì. del resto sono giudici, Gilda, quindi sia Sì. lui che Damiano, ma anche le signore, insomma, giudicano e quindi sono esigenti. Poi più vai avanti, più diventano esigenti perché pretendono ovviamente di più, però è il lavoro del giudice, non, È che vero. così non E puoi. qual è stata, Monia, la prova più difficile che hai dovuto affrontare proprio all'interno del programma? Ma la prova più difficile, in maniera molto sterile, ti direi una tecnica di Damiano, ma in realtà la prova più difficile è stata quando ho avuto una giornata proprio no, perché mi mancavano i miei figli, mi mancava la mia famiglia, e quindi non avendo la testa concentrata nel dover fare un dolce, anzi ti dirò, non avevo proprio voglia di farlo, ho fatto un disastro. E quindi forse la prova più difficile è stata proprio quella, non avere la mente lucida per portare avanti la prova. E è uscita un disastro, è stata la prova più disastrosa che ho avuto, ed era la caramel cake, Ah, che buono. che poi per carità era buonissima, però esteticamente era veramente, veramente oscena, orrenda. Però era una questione molto emotiva lì, ecco. Ecco, qui stai dando anche un altro messaggio importante, che comunque quando poi ti manca un affetto e ti mancano gli affetti, come nel tuo caso perché eri lontana insomma dalla tua famiglia, è ovvio che lì la concentrazione viene a mancare e Sì. quindi si crea poi un disordine sia dentro che fuori e quindi lì è un po' difficile trovare la concentrazione. Devi essere mentalmente lucido e Sì. predisposto a fare quello, altrimenti non ti esce. Del resto per me è una passione, quindi cioè la passione quando è che la esprimi al meglio? Quando sei Certo. tranquillo, sei sereno. Se non hai Vero. questa serenità, io perlomeno non ci riesco, quindi ho fatto veramente un disastro, ecco.
Senti, ma ti aspettavi di arrivare alla finalissima? Cioè, ricordiamo che tu sei arrivata al secondo posto e ti mancava davvero pochissimo per vincere, davvero pochissimo, ed eri la favorita, Poco diciamolo, eri la favorita del pubblico e da tanti altri, ecco. E quindi te allora. lo aspettavi? Ma guarda, ti dirò, io sono andata a Bake Off e ho detto a mio marito che quantomeno avrei voluto superare la prima puntata per non fare brutta figura. Poi quello che succedeva, succedeva. E invece ogni puntata era sempre meglio. Cioè, mi rendevo conto che dai giudizi che esprimevano era andata benissimo. Ogni puntata era andata benissimo. E quindi a un certo punto ho iniziato a dire, quando sono arrivata tra i primi 10, ho iniziato a pensare veramente di andare tanto avanti. E poi siamo rimasti in 5, poi siamo rimasti in 4. E alla fine sì, cioè mi sono resa conto che c'era una buona probabilità sia di arrivare in finalissima, ma anche di vincere. Non me lo sarei mai aspettato io, mai. Quindi comunque te lo sentivi, cioè che potevi davvero vincere. C'è stato un momento in cui ti sentivi davvero che avevi proprio la vittoria in mano? Guarda, sì, diciamo che il pensiero ce l'ho avuto quando ho vinto la prova tecnica di Salderiso nell'ultima puntata, che era la prova tecnica della finale. Quando ho vinto e sono arrivata al primo posto lì, ho pensato dentro di me, ma non è che questa volta vinco veramente. Poi vabbè, c'è stata tutta una prova di emotività proprio in finale, l'ultima cucinata. Che tra l'altro c'erano 40 gradi, quindi ho fatto una torta a piani che si stava sciogliendo, insomma, ci ho avuto un po' di problemi e vabbè, è andata così. Però io sono molto felice anche di come è andata, E perché certo, la devi vincitrice, esserlo. comunque, al di là del mio secondo posto, la vincitrice comunque è una ragazza che vuole fare quello di mestiere e lo sta già facendo, per Amen. cui penso che questa vittoria così data a lei non si è sprecata, perché comunque io non mi sarei mai messa a fare la pasticcera, ecco, io avrei comunque continuato a svolgere come sto facendo il mio lavoro, per cui non ti dico che sarebbe stata sprecata come vittoria, però lei già sta lavorando grazie a Bake Off e a questa Ok. vittoria, quindi sono contenta, insomma, non va Che bene così. carina che sei, No, no, Monia. anzi, quello che devo dire lo dico, cioè, non, lo dico Certo. sinceramente, non va bene così. Allora, scrivono Super Monia, Super Monia ci stanno Grazie. scrivendo. Salutiamo Lello Frascolla che ci ha appena scritto. Ecco, bene, quindi parlando ovviamente di cake design, so ovviamente che hai questa grande passione e Sì. so che ne fai di diverse, ma qual è stata quella più complessa per Allora, te? quella più complessa, ovviamente ti parlo di cake design, quindi passa di Cioè, sono già sotto. complesse, Sono già iniziamo col dire che complesse sono già perché sono complesse di loro. complesse. Sì. Esatto. Però ovviamente le più complesse sono quelle da cerimonia. E penso che la più complessa che ho fatto è stata per il battesimo di mio figlio. Ho fatto una torta di 1,20 m di altezza. Ecco, quindi molto complessa perché c'era tutta una giostrina di cavalli fatti a mano, insomma, c'erano degli orsetti, era molto particolare e molto lavorata. Per cui penso che la torta più difficile sia stata quella. Molto molto lavorata, occorrono molti giorni di Sì, è lavorazione, quindi vero. c'è dietro un lavoro veramente immane. Chi non l'ha fatto mai non si rende conto, ma è veramente tanto tanto tempo. Però Ecco, è quanto tempo molto davvero hai trascorso proprio nel realizzare una cake design di quel tipo? Giusto per noi che magari non sappiamo le tempistiche. Guarda, Tanto. lavorando, quindi lavorando, avendo la famiglia, quindi uscendo da lavoro, Sì. mi ci metto dopo cena, ci sono voluti quasi 10 giorni. Ah, 10 giorni di lavorazione dopo cena. Sì, vanno lavorati a mano tutti i pezzi. Io utilizzo difficilmente gli stampi, quindi lavoro tutto a mano. Quindi fare tutti gli oggettini a mano per una sì. torta così grande ci ha voluto tantissimo tempo. Beh, sarà Però stata super apprezzata. risultato dopo è wow, cioè come la scarti è wow, oddio, E wow. anche come la mangi, quando si mangia sarà Sì, 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 stratosferica. sì, sì, sì. Beh, quelle Ecco. torte di quelle dimensioni ti devi aiutare con delle basi di polistirolo perché altrimenti una Sì. torta così grande crollerebbe. Sì. Però ecco, ci sono due torte giganti che insomma,
bastano per un centinaio di persone che sono poi gli invitati, insomma. Invece, parlando appunto di dolci in generale, so che verso la prova decisiva tu hai portato un tuo dolce proprio particolare dedicato alla tua terra. Quindi hanno apprezzato anche un po', insomma, i tuoi conterranei. Ma sì, tant'è che addirittura c'è una gelateria ascolana che ha voluto creare un gusto che richiamasse proprio questo tipo di torta. Ah, ecco. E sì, perché è una Ricordiamola, torta. ricordiamola come si chiama la torta? Allora, è una to chiamiamola torta ascolana perché è una torta Ok. al cacao ed è farcita con la ricotta di bufala e delle olive candite che non esistono in commercio, le faccio io. E poi praticamente viene bagnata con un liquore che è l'anisetta, con una bagna all'anisetta e poi rivestita tutta con la crema al cioccolato. È molto molto buona e gustosa e richiama ovviamente i sapori della mia terra. Ah, che È stata bello. apprezzata molto anche lì nel programma. L'ho portata come prima prova e l'ho voluta poi come base della mia torta dell'ultima prova. Perché ho voluto chiudere un percorso. L'hai rivisitata verso l'ultima Sì, prova. l'ho fatta un po' più complessa, ci ho aggiunto due creme, dentro c'era una stratificazione a scacchiera, diciamo che era ovviamente la conclusione di un percorso di apprendimento e di Sì. fatica che avevo fatto a Bake Off, però era diciamo l'inizio e la fine, e ho voluto chiudere un percorso, insomma. Ma la conoscevano i giudici? Oh, che bel gattino che Sì, vedo! c'è il mio micio che si chiama Teo, vedi, che Oddio, va che saltando. carino! Fammi vedere, guarda. Si Ecco, per tutti gli amanti dei gatti è bellissimo. Teo si chiama? chiama Teo, sì. Oh, che carino! Ecco, quindi dicevo, hanno apprezzato i giudici perché l'hai detto, insomma, che l'hanno apprezzato, ma lo conoscevano questo dolce loro? No, ma è un dolce che non credo esista in commercio, a meno che non. No, è proprio un dolce inventato di sana pianta. Tra Mamma l'altro, mia, che mettere spettacolo. le olive nel cioccolato, insomma, in una torta al cacao poteva Sì, un sembrare po' strano. Invece poi strano. ho scoperto che il maestro Knam fa dei cioccolatini all'olio d'oliva e olive. Ah, vedi. Quindi sì, io non lo sapevo e lui ha apprezzato moltissimo questa Ci torta. credo. Poi lui è molto particolare Sì, proprio sì, in quello sì, che fa, quindi avrà sì. apprezzato sicuramente. È E vero. invece cucinare sotto i riflettori, tu abituato ovviamente a cucinare tra le tue mura domestiche, esatto. Com'è stato cucinare sotto i riflettori? Ma guarda Gilda, ti sembrerà strano, ma io sembrava che ero nata per stare lì. Ah, che bello. Guarda, mi sono fatta impressione da sola, nel senso, non riuscivo davvero, cioè, non mi rendevo nemmeno conto che avevo le telecamere intorno. E quando sono tornata qui ad Ascoli, la gente che mi conosceva mi ha detto: ma eri proprio tu, cioè, eri Vedi? tu. Quindi veramente di una disinvoltura e di una semplicità, non lo Bene. so, sembra che c'ero nata lì davanti alla telecamera. È stato stranissimo perché Bellissimo, poi non è, ecco. io non l'ho fatto mai, per cui non, cioè, Certo. mi è venuto proprio naturale, spontaneo. E gli altri concorrenti invece hanno avuto proprio delle difficoltà in un contesto del genere proprio a realizzare comunque dei dolci anche complessi? Beh, sì, purtroppo lì va avanti chi mantiene il sangue freddo. Eh sì. Quindi chi si fa prendere dall'agitazione non riesce ad esprimere appieno le proprie potenzialità. E non ti nego che c'erano dei ragazzi veramente bravissimi che sono usciti Sì. troppo presto. E sono usciti presto perché l'ansia da prestazione gli ha fatto dei brutti scherzi. Quindi hanno Eh sì. sbagliato dolci, sono andati in panico. A me è dispiaciuto perché c'era gente che veramente meritava di andare molto più Sì. Poi avanti. comunque ci sono anche delle tempistiche da rispettare, quindi anche la Sì. fretta gioca comunque dei brutti scherzi, questo sicuramente. Sì, E invece indubbiamente. parlando di cose ancora più positive, cosa ti ha lasciato questo programma? Quindi cosa hai imparato sia a livello ovviamente tecnico, ma anche a livello umano? Ma a livello tecnico, ovviamente ti vai a confrontare con modelli di pasticceria totalmente diversi dai Sì. tuoi, no? Perché io sono sicuramente una creativa, però mi affido molto a una pasticceria di tipo tradizionale.
E invece c'erano altri che si basavano su una pasticceria tipo moderno. Quindi poi, finita la prova, finita la gara, noi stavamo sempre insieme e ci scambiavamo spesso idee, opinioni. Quindi Certo. riesci ad acquisire dagli altri una sorta di professionalità che non è tua, ma che alla fine la fai tua. E lo stesso riesci tu a dare agli altri. Insomma, le tue conoscenze, quindi ne Sì. torni sicuramente arricchita dal punto di vista del saper fare pasticceria, ma ti porti a casa anche le amicizie, perché non ti nego che noi ci sentiamo tutti i giorni. Oh, che Ci bello. Con chi hai sono, legato di più, Monia? ma io ho legato sicuramente con Matteo, con cui tra l'altro abbiamo fatto un blog che sta andando, ringraziando Dio, benissimo. Ah, oh, ecco. Ma anche con Peperita, che purtroppo si è rotta la gamba la prima puntata e quindi non ha partecipato al programma, ma siamo rimasti molto amici. Oppure Arturo, o anche Maria, Elena, Alessandra, Valeria, insomma, ci sentiamo veramente giornalmente. E non avete pensato di realizzare qualcosa insieme, anche un show cooking, insomma, tutti insieme nel fare qualcosa? Allora, purtroppo il Covid non ci permette di fare chissà cosa. Online, anche come stiamo facendo io e te. Sì, online si potrebbe fare, ma ecco, non tutti sono molto propensi a farlo, Ah, diciamo, ok. davanti, ecco, così online. Matteo sarà da me perché abbiamo un appuntamento di lavoro il 19 di febbraio e credo che Ah, bene. in quell'occasione qualcosa faremo. Ah, Spero. bene. Fammelo Mi sapere nel auguro. caso, fammelo Io faccio sapere. sapere. E senti, invece, parlando di progetti futuri, quali sono i tuoi progetti, ovviamente in merito alla pasticceria? Allora, progetti futuri. In realtà non ho realmente un progetto strutturato. Quello che ti posso dire è che vorrei far uscire dalle quattro mura di casa, la mia pasticceria. Come Ecco, devi farlo? farlo, Come devi farlo, lo stiamo studiando. farlo. Abbiamo Ok. creato questo blog, quindi diciamo mettiamo ricette, interagiamo con chi ci segue, accettiamo suggerimenti. Insomma, già questo è un modo comunque per far vedere che tipo di pasticceria hai. Però Certo. poi se esce fuori un programma televisivo, Eh sì. una rubrica di cucina particolare, io non la disdegno, anzi mi Oh. piacerebbe molto, mi piacerebbe molto. Attenzione, attenzione, state tutti all'ascolto, quindi è possibile. Oh, bene. Quindi non ti tiri indietro, questo è No, importante. no, 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 Bene, anzi, bene. mi piace. Perfetto. Oh, buona sapersi, Buona Monica. sapersi, buona sapersi. buona sapersi. E allora, invece, una curiosità mia personale, ma cosa hai fatto una volta uscita dal programma? Qual è stata la prima cosa che hai fatto? Allora, ho abbracciato i miei figli, che nonostante non fossero presenti tra i parenti, perché mio marito purtroppo per un problema di lavoro non è riuscito a salire il giorno prima, perché le puntate Ok. vengono registrate in 3 giornate. Quindi Sì. lui sarebbe dovuto venire il giorno prima e partecipare in 2 giorni. Non è potuto venire, però il giorno dopo è salito. Quindi lui nella finalissima c'era, sopra la collinetta di Villa Borromeo d'Adda, c'erano sia lui e c'erano i miei figli. Quindi la prima cosa che ho fatto è stato abbracciare loro, sicuramente. Oh, ecco, Sì. bellissimo. E mi dicevano: mamma, ma non sei dispiaciuta che non hai vinto? No, Oh, ci che siete carine. voi dopo tutto questo tempo, anzi, guarda. E la tua famiglia cosa ti ha detto di tutto il tuo percorso che hai fatto? Ma dipende, perché è composta da più persone, siamo cinque, quindi c'era ad esempio mia figlia Giada, la più grande, che voleva che io andassi avanti, insomma, era orgogliosa di Sì. questa cosa come mio marito. Invece c'erano magari i più piccoli, che sono Francesca e Federico, che sono piccoli, una ha 6 anni, una ne ha 11, e che invece mi dicevano: mamma, sbaglia il dolce, così torni a casa. Oddio! Quindi, insomma, c'erano pareri discordanti anche a casa.
Oh, che cari. Allora, guarda, tra un paio di giorni, oggi siamo a 12, quindi tra un paio di giorni ci sarà una festa tanto attesa per gli innamorati, quindi la festa di San Valentino. C'è Già. qualcosa che ci vuoi, far vedere e anche raccontare? Va bene, te la racconto. Ecco. Allora, ti faccio vedere una cosa che ho fatto oggi. Guarda, ce l'ho Aspetto proprio con qua. ansia. Aspetta, fammi vedere se riesco, Sì. Eccola. Ah, tuo marito ti ha già portato Ha già tutto. provveduto. Eccola. Bravissimo. Oh, Dio, che carino. Questa Ecco. è una tartelletta con Sì. caramello salato e arachidi e c'è una ganache al gianduia e poi c'è questo inserto rosa che vedi, è una mousse alla nocciola e limoncello e è glassata con glassa specchio, infatti si vede il lampadario. Sì. E poi C'è c'è anche qualcosa di questa. dorato, c'è qualcosa di dorato, no? Sì, c'è Cos'è? dell'oro Sì. alimentare e ci Ah, sono poi ecco. delle mandorle, delle nocciole caramellate, la granella di nocciole Che caramellate, vedi? spettacolo. Che Eccola. spettacolo. Sì, ma per noi comuni mortali non riusciremo mai a fare una cosa del genere. No, è No. semplice, veramente. È Ci vuole qualche bellissimo comunque. intrattenimento. Ecco, quello è un po' complicato, credo. Bisogna Comunque, provarci un po' veramente, seriamente, veramente completamente. ottimo, cioè anche bello da vedere. Quindi Sì. una tortina così piccola ma così ricca d'amore, Una secondo crostatina. me, sì, questa crostatina è veramente meravigliosa. Vuoi dirci anche magari un'altra ricetta super veloce da poter fare quotidianamente? Così, prima di salutarci, ci lasci con una buona ricetta? Una buona ricetta, Sì, vi lascio. un dolce che vuoi tu, che ovviamente che sia abbastanza semplice. Quello Ma che vi vuoi tu. regalo la mia base al cacao se volete, Ah, perché vai, poi potete condire come vai, vai. volete. Allora, decido. Prendete appunti, tutti carta e penna, Allora, ok. sono 190. Sono stanco. Sono 190 grammi di farina, 170 grammi. Aspetta, che mio marito non so cosa mi ha portato. Vabbè. Ti ha portato Ripeto, altri dolci. no, mi ha portato dei coltelli, forse per tagliarla, vabbè, non Ah, ecco. importa. Ah, Allora, perché 100. vogliamo vederla anche dentro, però c'ha ragione. La vuoi Eh sì. tagliare? Se no Se mi devi portare anche un piatto. mi dispiace No, rovinare vabbè, ma questa tanto se la mangia lui, me l'ha scultura. portata Ah, apposta. allora perciò te l'ha portati. Sì. Io intanto prendo carta e penna perché io voglio la base della tua ricetta. Vai. Ok. Allora, prima di tagliare la tortina, quella sarà la parte finale, prima di Sì. salutarci. Allora, dici pure la base di questa di Allora, torta al cacao, cos'è? è un cake al cacao che Ok. sono 190 grammi di farina, Ok. 170 grammi di zucchero, 150 grammi di latte, Ok. 120 grammi di burro, 30 grammi di cacao. 90 grammi di pasta di nocciole che può essere sostituita con la Nutella, i Ah, ok. semi di una bacca di vaniglia e una busta di lievito per dolci. Ok. Mescolate tutti insieme Una bustina una di lievito. bustina di lievito per dolci. Mescolate tutto insieme ad esclusione del burro che va messo alla fine a pomata. E si fa andare in planetaria al massimo, dopodiché si imburra uno stampo e lo fate cuocere 180, a 180 gradi in forno ventilato per circa 40-45 minuti. Prova a Ok. stecchino e dentro lo farcite come volete, ci mettete una crema di ricotta, ci mettete la crema pasticcera, ci mettete un cremoso al caffè, una melaca alla vaniglia, potete metterci ciò che volete e è Ho buonissimo. preso appunti. Brava, però lo voglio vedere Gilda, eh? Te la mando in privato, così non faccio Brava, figuri. voglio vedere, Ok, va benissimo. Allora io voglio vedere invece il la crostatina. Il taglio. taglio della Aspetta allora. crostatina, Ecco,
così festeggiamo, vedi, insieme prima, prima del giorno di San Valentino, festeggiamo tutti insieme, così. Senti, ma tu dove la taglieresti una crostatina a cuore? Al centro, al centro, metà, metà a te e metà a tuo marito. Brava. Rivogliamo la ricetta, ci dicono Giovanni De Susa, Faria Gioia, rivogliamo la ricetta. Allora, questa ricetta la posteremo poi. Questa me la devo proprio scrivere perché sono diverse preparazioni. Ah, allora sai che fai? Una volta che pubblichiamo questa intervista, tu sotto ci scrivi perfetto tutta la ricetta e tutto il procedimento. Ok? Allora, faccio vedere, aspetta. Oh, che meraviglia, sì. Che meraviglia, sì. Ecco. Sì, la vediamo. Tutta la stratificazione dentro. Buonissima, buonissima. Guarda, io davvero ti ringrazio. Ti ringrazio, Monia, per essere stata in nostra compagnia, per essere venuta qui oggi a parlarci della tua straordinaria esperienza, della tua professionalità. E ti ringrazio davvero tanto e ti auguro il meglio. Noi ovviamente ci sentiremo anche al di fuori, privatamente. Così nel frattempo mi dai anche sotto banco qualche ricetta in più. Va bene, promesso, promesso. Ecco, wow, ci dice Giovanni, ecco, questo wow sarà riferito sicuramente alla tortina magnifica che ci hai fatto vedere. Sono bene, io ovviamente che ti è piaciuta. Assolutamente sì, e tutto quello che hai fatto durante il programma credo che sia piaciuto a tutti, me compresa, perché hai fatto davvero tanto, 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 e per questo sei arrivata comunque in finalissima. Quindi io ti ringrazio nuovamente a nome mio e di tutte le persone, insomma, che ti seguono. Quindi grazie ancora a Monia De Carolis per essere stata in nostra compagnia. Grazie, Gilda. A te, e ovviamente salutiamo tutti i nostri ospiti e tutte le persone che ci hanno seguito in questa puntata. Quindi grazie ancora, grazie a grazie tutti. Grazie mille. Ci sentiamo presto. Sì!